tenuto presso la suggestiva sede della Lega Navale di Roccella Ionica un incontro culturale dedicato alla presentazione del libro Cercatrice di Albe della talentuosa scrittrice e poetessa Caterina Landro. Perché Cercatrice di Albe? Perché effettivamente siamo un po' tutti cercatori, nel senso che non siamo stati fatti per vivere fermi, ma per cercare quella che è la nostra verità, la verità che riguarda l'uomo, cercare delle risposte al nostro vivere, cercare un perché accade la vita, il perché alla vita, il perché stiamo camminando, dove stiamo andando, da dove veniamo, sono tutte domande che si fa all'uomo da sempre. Cercatrice di albe perché siamo tutti cercatori di albe e l'alba rappresenta un topos bifronte, l'alba come inizio del giorno o fine della notte, l'alba come sorgere del sole oppure dileguarsi del buio. E quindi alba legata comunque alla speranza. Nell'alba c'è una rinascita dell'io, quindi un incontro, un nuovo incontro. L'alba rappresenta qualcosa che è un inizio di passaggio a. L'alba preannuncia quello che è il sole, quella che è poi la luce in cui noi ci ritroviamo. Una serata davvero di emozioni e riflessioni, resa ancor più speciale dalla presenza del rinomato poeta, scrittore e conduttore televisivo Giuseppe Gervasi, che ha avuto l'onore di moderare l'evento e intrattenere un interessante dialogo con l'autrice. Beh, questa è la seconda pubblicazione di Caterina Landro, a dimostrazione che la poesia ormai fa parte integrante della sua vita. Il luogo qui non è a caso, perché Caterina in questo libro molto spesso parla del mare, soprattutto del mare di Riace, delle emozioni che l'accompagna. Quindi il luogo è veramente importante, perché dietro di me c'è proprio il mare e soprattutto c'è la Lega Navale di Roccella Ionica, che svolge proprio questa attività importantissima di valorizzazione del mare. E la poesia di Caterina Landro è molto vicina alle emozioni che nascono dagli sguardi in cui è suddiviso il testo, gli sguardi che spesso lei rivolge verso il mare di Riace, verso le albe, verso quell'alba che rappresenta l'inizio del giorno e la fine della notte, quindi la speranza che la poesia di questa poetessa che sta cercando in ogni modo di far capire che attraverso la poesia si può effettivamente cambiare la realtà in cui si vive. Questa è una serata importante, come dicevo, la seconda pubblicazione, si aggiunge alla prima pubblicazione, ma in questa nuova raccolta di poesie c'è una maturità della scrittrice che la porta ad entrare prepotentemente nel mondo della poesia. Un'opportunità unica, segreti e che si celano dietro quelle pagine di questo libro che promette di lasciare un segno nel cuore di chi lo legge. Straordinaria esperienza fatta di parole, musica e emozioni, un viaggio attraverso mondi e sentimenti inesplorati. Abbiamo il piacere questa sera di ospitare presso la nostra sede della Lega Navale di Roccella, in questa bellissima location a pochi metri dal mare, questo incontro culturale di questa scrittrice e poetessa che con piacere abbiamo accolto all'interno della nostra sezione la sua proposta. E quindi questo appuntamento si aggiunge ai tanti altri appuntamenti culturali che la nostra sezione soprattutto durante il periodo invernale, ma non solo, perché continueremo con questi appuntamenti anche insieme al circolo di lettura dell'ARAS di Roccella. Sono tutti appuntamenti sempre aventi come tematica legata al mare, e il nostro compito è appunto quello di sviluppare in tutti i modi possibili la cultura del mare, la cultura marinara. E quindi questo incontro di stasera è diretto anche appunto a questo. Ringraziamo sia l'autore e tutto il suo entourage per aver scelto questa location e averci scelto per presentare, insomma, per parlare del suo libro.